Ciao e bentornate nel mio canale YouTube. Che ne dite se oggi facciamo un bel warm up per prepararci ad una lezione di Exotic? Potete seguire di seguito, ho fatto anche dei brevi video con un po' di trick di Exotic. Comunque questo warm up può essere anche un allenamento a sé. Iniziamo così, con i piedi paralleli, rilassiamo le braccia. Inspiro, apro bene la gabbia toracica e inizio a stiracchiarmi verso l'alto. Ne facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1. Espiro, scendo giù. Rilasso il collo. Piego le gambe. Salgo nuovamente, lentamente, con la schiena rotonda. E questa volta porto le braccia proprio di fronte al busto, con i palmi delle mani uniti, attivo l'addome e inizio a fare delle torsioni a destra e a sinistra. Andiamo a fare anche dei knee up, ogni due torsioni, uno, due, fuori lato, in, e continuo così. Ancora 4, 3, 2, 1. Ora incrocia le mani, allarga le scapole, porta la testa dentro, stendi bene verso avanti e vai verso l'alto. Portati un pochettino verso sinistra, inspiro, vado verso destra. E poi apro le braccia, scendo con la schiena dritta come un tavolo in avanti. Sposto il bacino un pochettino a destra e a sinistra, allungo le braccia in avanti e piego. Inspiro e piego sia le gambe che le braccia. Continuo ancora, 4, 3, 2, 1, stendo, vado giù, rilasso, muovo la testa come fare no, piego leggermente le gambe, salgo lentamente con la schiena rotonda. Ora porto sul braccio destro, allungo verso sinistra, mantengo il bacino in retroversione, l'addome leggermente attivo. Inspiro, espirando mi allungo verso destra. Ritorno, allungo verso l'alto e in avanti. Cammino un pochettino con i palmi delle mani. I piedi sono paralleli, quindi la sensazione è quella di tenere le gambe ben tese, con i quadricipiti molto attivi e spingere le ginocchia in fuori. In questa posizione vado a muovere un pochettino il bacino a destra e a sinistra, faccio come un 8 con il bacino e ora vado a disegnare a terra con le mani. Ne faccio ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e uno, apro le braccia, ritorno e vado sul fronte del tappetino con i piedi paralleli. Andiamo a preparare un pochettino le gambe. Inspiro, porto indietro la gamba sinistra, espiro, la porto al petto e ritorno. Inspiro, gamba destra, braccia su, al petto e ritorno. E continuo, ancora 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Scendo, cerco di andare a toccare bene con le mani a terra, se non riuscite a appoggiare bene i palmi delle mani, piegate leggermente le ginocchia. Porto la testa verso le gambe, le mani alla tibia.
Inspiro lungo avanti. Espiro, porto la fronte verso la tibia. Ancora le tibie. Inspiro avanti. Espiro, fronte verso le gambe. Ancora. L'ultimo. Porto le mani a terra. Scendo indietro con la gamba destra. Vado avanti e indietro con il tallone. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vado a poggiare il ginocchio a terra. Resto qualche secondo con il bacino che spinge proprio verso il pavimento. Poi porto il braccio destro davanti alla gamba destra senza lasciare che il ginocchio si apra. Continuo a mantenerlo premuto verso la spalla e mi apro verso l'alto, cercando di aprire bene il braccio sinistro più possibile. Resto ancora due respiri profondi, spingo il bacino più possibile, apro bene il braccio sinistro verso l'alto. 4, 3, 2 e 1. Cambio. Prendo con il braccio destro la gamba destra, me la porto verso il busto, ruoto il busto verso dietro e cerco di andare a guardare il mio piede dietro. Ancora due respiri profondi. Porto le mani a terra e ora vado avanti e indietro con la gamba davanti. La faccio ruotare un pochettino verso l'esterno. Cambio, 3 volte anche verso l'interno. E cambio, piego la gamba sinistra, stendo la destra, vado ad allungare in avanti cercando di mantenere anche il piede flesso il più possibile in modo da sentire allungare bene il polpaccio. 3 respiri. Torno, ruoto la gamba sinistra, stendo la destra con la punta del piede rivolta in avanti, apro e vado in flessione laterale con il busto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allungo il più possibile, apro bene il petto, ruoto verso il soffitto. Ora porto giù il braccio destro, mano sinistra parallela, vado in plank. Inspiro, spingo bene dietro i talloni, addome attivo, scendo. 5, 4, 3, 2, allungo in avanti in cobra, dorso dei piedi a terra. Punti piedi, cane bocca in giù. Porto avanti la gamba sinistra, mantengo un pochino la posizione in modo da sentire allungare bene. Spingo bene giù il bacino. Porto la mano destra davanti, la mano sinistra davanti alla gamba sinistra e apro. Apro bene il petto. Tengo il ginocchio molto vicino alla spalla. Ancora un respiro profondo. Ritorno. Ora porto il ginocchio vicino a me e vado a guardare il piede dietro. Spingo il bacino giù, mantenendo invece la spalla lontana dall'orecchio. Ancora un respiro profondo. Porto tutte e due le mani a terra, vado avanti e indietro. Dolcemente, ancora due volte. E ora faccio ruotare. Due,
tre volte in un senso e poi nell'altro. Mi vado a sedere con il gluteo proprio sopra il tallone destro e con la mano destra aiuto a flettere il piede sinistro portando la fronte proprio alla tibia. Cerco di sentire allungare bene il polpaccio, il bicipite femorale. Ancora un respiro profondo. Ritorno. Questa volta sarò sulla gamba destra, la sinistra tesa e andiamo a flettere il busto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantieni la posizione, spingi la spalla lontano dall'orecchio, apri bene il petto, retroversione del bacino, senti allungare bene tutto il fianco, ancora un respiro profondo, ora porto la mano a terra, tutte e due le mani parallele, sono in plank, retroversione del bacino, scendo con un push down, 5 tempi, 5, 4, 3, 2, scivolo in avanti, dorso dei piedi a terra, cobra. Allungo indietro, punto i piedi, afferro il tappetino, tiro in avanti, cerco di portare il petto e mento al pavimento, spostando un pochino il bacino a destra e a sinistra. Riporto le mani vicino alle spalle, salgo e andiamo a fare un po' di onde con la schiena, passando dalla quadrupedia alla posizione del cobra. Gomiti in fuori, scivolo in avanti, salgo e contraggo. 5, 4, 3, 2, uno. Ora vai nella posizione del carro più in giù, spingi bene con le mani a terra, spingi bene i glutei verso il soffitto in modo da sentire allungare sia la schiena che la parte posteriore delle cosce e andiamo anche qui a fare delle onde per sciogliere meglio tutta la muscolatura della schiena e attivare bene gli addominali. Contrago l'addome sollevando i talloni, arrivo in avanti nella posizione del carro, faccio in su, spingo indietro e ritorno nel cane faccia in giù. Vai. 5, 4, 3, 2, l'ultimo, 1. Mantengo la posizione, porto al centro la mano destra, con la mano sinistra porto il piede al gluteo. Cerco di tenere il ginocchio ben allineato e cerco di portare il tallone alla parte esterna del gluteo, in modo da spingere bene l'anca verso terra. Cambio, porto al centro la mano sinistra. Con la mano destra porto il tallone vicino al gluteo. Molto bene. Torno indietro. Scivolo, vado in quadrupedia. Di nuovo nel cane bocca in giù, porto su la gamba destra più in alto possibile, 4 piccole spinte su, 1, 2, 3,
4 rotazioni verso l'esterno, 4, 3, 2, cambio giro, 4, 3, 2, tienila in alto, portala indietro, spingi con il piede, apri bene l'anca, ora piega la gamba sinistra, stendi la destra, allungati verso il soffitto, ritorno, riporto la gamba su, la infilo dall'altra parte, ora ho tutte e due le gambe tese e mi apro bene verso il soffitto, riporto giù il braccio sinistro, porto la gamba destra in avanti e sono nella posizione del piccione, contraggo, inarco la schiena, 4, 3, 2, 1, spingo con il piede dietro in modo da aiutarmi a raddrizzare bene l'anca sinistra, incrocio le braccia dietro, ruoto indietro le spalle, allungo indietro il più possibile. Ora dorso del piede a terra, mi allungo in avanti, una mano sopra l'altra, la fronte sulle mani. Le anche, cerco di tirare in avanti l'anca destra, indietro l'anca sinistra. Ora porto le mani sotto le spalle, punto il piede sinistro, salgo con il busto e torno in posizione del canto in giù. Porto su la gamba sinistra più in alto possibile. 4 spinte. 1, 2, 3, 4. 4 rotazioni verso l'esterno. 4, 3, 2, cambio giro. 4, 3, 2, torno su, piego, piede flex, spingi, apri bene l'anca, spingi il piede verso destra, apriti verso sinistra. Continua la rotazione, sporta il bacino verso l'alto il più possibile, allungati lontano. Ritorno con il braccio a terra, salgo con la gamba sinistra, la infilo dall'altra parte, questa volta tutte e due le gambe sono tese. Ritorno, lascio la gamba sinistra davanti, sono in posizione del piccione, contraggo in alto la schiena, 4, 3, 2, 1, resto su, spingo con il piede dietro, incrocio le mani indietro, avvicino le scapole, mi allungo il più che posso verso il piede dietro. Ora torno in avanti, una mano sopra l'altra, la fronte sulle mani. Molto bene. Veniamo in avanti a fare qualche esercizio per l'interno coscia. La gamba destra piegata con il piede che va verso l'angolo del tappetino, la gamba sinistra distesa e andiamo a fare un po' di lavoro di flessibilità attiva per i flessori delle anche. 8 volte tocco con il gluteo il tappetino e risalgo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, andiamo dall'altra parte e vai, 8 volte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, da una parte all'altra, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
due, uno. Molto bene. Andiamo ad allungare un po' di più le gambe per le spaccate. Gamba sinistra, piede flex, inspiro, spingo le spalle giù, espirando cerco di portare la gamba più vicino possibile al busto. Cambio l'altra, stendo, piede flex, inspirando, prendo il piede, espirando, spingo le spalle giù, mento allo sterno, cerco di portare la gamba più vicino possibile al busto. Molto bene, mani sotto le ginocchia, risalgo. Andiamo a provare le nostre spaccate. Gamba destra avanti, sinistra indietro tesa. Apro bene il petto, mi allungo bene indietro e poi faccio scivolare la mia gamba dietro il più possibile stendendo la gamba in avanti. Se manca ancora un pochino, posso mettere un blocchetto sotto la coscia della gamba, sotto al ginocchio della gamba davanti, sotto la coscia della gamba dietro. Scendo in avanti sulla gamba, due, tre respiri profondi. Ritorno e vado a provare l'altra. Porto avanti la gamba sinistra, apro bene il petto, mi allungo bene indietro, spingo e stendo il più possibile. Anche qui, se manca ancora un pochino, mi metto un blocchetto, allungo sulla gamba davanti. Per ultimo, vado a lavorare sulla mia frontale, apro le gambe il più possibile, cercando di portare un pochettino i glutei in su. Muovo il bacino cercando di spingere il coccige verso l'alto e tenere il busto bello dritto. Stendo le braccia, braccio destro verso la gamba destra, il gluteo sinistro rimane giù, allungo il più possibile cercando di extraruotare le gambe più che posso. Dall'altra parte, inspiro e in avanti. Ritorno e chiudo. Solo ancora qualche minuto per potenziare un pochino di più le spalle. Inizio in quadrupedia, stacco le ginocchia da terra, avvicino e allontano le scapole. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Porto le braccia in alto, lasciamo i piedi sulla mezza punta in modo da allungare di più e faccio ruotare completamente, aprendo bene il petto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ripeto le isolazioni di prima in plank, retroversione del bacino, avvicino e allontano le scapole. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Piano piano avvicino i piedi alle mani, piego le ginocchia, inspiro, allungo, espiro, salgo. Ultimi dei cerchietti facendo degli squat plié. Mentre faccio gli squat plié, faccio dei cerchietti verso l'esterno.
cambio direzione. Cambio direzione. E lascio. Inspira e fuori. Brave! Avete completato questo allenamento. Ora siamo belle calde. Basta infilarsi i tacchi, un paio di ginocchiere e siamo pronte per una lezione di exotic o anche di pole dance. A presto!